È stata una partita prima di tutto condizionata dal vento, dove, cosa stranissima, le due squadre hanno giocato meglio chi era contro vento. Il primo tempo l'ha fatto meglio sicuramente la Biagio, anche se noi siamo andati in vantaggio. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, però la Biagio ci ha pareggiato. Direi che sono soddisfatto per quello che riguarda il risultato finale, perché sai, è qui un campo molto difficile contro un'ottima squadra. Ci avevo fatto la bocca buona, sinceramente, perché in quel momento, che al di là della traversa di Cavaliere, però stavamo rischiando poco, la squadra stava bene in campo. Ripeto, loro attaccavano ed erano a favore di vento, però noi non rischiavamo più di tanto. Poi c'è venuto questo gol su una palla inattiva che è passata in mezzo ai miei due giocatori, boh, pazienza. Però ripeto, per quello che riguarda il secondo tempo sono molto soddisfatto. Non ci poniamo limiti, vogliamo cercare di far bene. I risultati, io penso che un secondo tempo come abbiamo fatto qui deve far crescere di ambizione, ti deve fare maturare, però. Come ho detto domenica abbiamo fatto bene il secondo tempo, oggi abbiamo fatto bene il secondo tempo. Le partite purtroppo durano 90 minuti, o per fortuna, bisogna cercare di migliorare sull'aspetto mentale. Poi atleticamente come gioco penso che quest'anno stiamo facendo abbastanza bene. Mister Malavenda, cominciamo con una battuta, la prossima volta avvisiamo i giocatori che la partita è iniziata. Sì, praticamente abbiamo giocato 93 minuti e 20 secondi siamo rimasti un attimo fermi. Sì. Sono cose che non dovrebbero capitare, perché una palla lenta così, un'incomprensione, non ho ben capito, eravamo neanche sono riuscito a mettermi seduto, sinceramente. Però sicuramente meglio rispetto alle altre prestazioni, secondo me oggi la Biagio avrebbe meritato la vittoria sicuramente, perché lampante la partita, praticamente loro hanno trovato un'occasione su un cross alla fine, però. Noi avremmo, non so, battuto quanti angoli, cross a ripetizione, parate del portiere, pali, traverse, cioè, vabbè. Bisogna essere sinceri, altre volte ho bacchettato, oggi secondo me contro una signora squadra che ha preso due gol fino adesso, noi abbiamo creato 5-6 palle gol, quindi bisogna essere realisti, oggi Biagio meritava la vittoria. Purtroppo non è arrivata, però è colpa nostra, non è che quando non vince la colpa è nostra. I ragazzi veramente oggi non posso imputare niente, ci hanno messo tutto, un po' più di lucidità l'avremmo portata a casa. Faccio i complimenti lo stesso alla squadra avversaria, perché il mister Mariotti lo conosco e lo stimo tantissimo, stanno facendo un gran campionato. Però, come si dice un po' nella box, 6 punti oggi la Biagio avrebbe meritato. Oggi con l'Atletico Gallo, ripeto, una delle sorprese, ma tra virgolette, del campionato, perché ha ottimi giocatori. La Biagio ha fatto la sua bella partita, però non bastano i complimenti, bisogna iniziare a portare a casa. Mercoledì la Coppa Pergola, chiaramente credo che sia un obiettivo per la sua squadra. Sì, quando dice ci sei, una semifinale, andata e ritorno, andiamo a giocare. Adesso vediamo recuperare un po' qualche acciaccatello e insomma andiamo a fare la partita, è normale che ci teniamo. Sono stati geni e noi ci teniamo tanto.